ufficialmente finito. È molto pieno. Era molto buono, ma torniamo un secondo indietro. Ci siamo incamminati alle prime luci dell'alba. Sono le 6:30 di mattina e già il parcheggio è tutto pieno. Iniziamo il sentiero che porta alla spiaggia di Mezzavalle. È molto ripido, però ha una vista spettacolare. L'obiettivo della giornata era quello di raccogliere dei mitili, ovvero delle cozze, pulirle e cucinarle nel nostro van camperizzato. Siamo arrivati in postazione, siamo tutti pronti, ci stiamo mettendo la crema solare. Intanto abbiamo qui tutta la nostra poca attrezzatura e lì giù andremo a prendere le cozze, o anche dette i moscioli di Portonovo. Lì giù è Portonovo, questa è Mezzavalle. E sono le 7 e noi siamo carichissimo. Gonfiamo il materassino perché ci serve un appoggio in acqua. Siamo ricoperti di crema perché abbiamo passato un weekend in cui ci siamo uccisi grazie al sole. Sento veramente freddo, sento l'escursione termica del sole che ieri mi ha ustionata. Guardate che carino, Danilo mi fa da guida, il mio setup è professional. Prendi il sole, reggi rete. Qui è pieno. La sacca inizia davvero a pesare. Ci siamo quasi, Non sono ancora propriamente soddisfatto, le sto scegliendo molto accuratamente, cercando di prendere quelle con meno sabbia, quelle più grosse. Non siamo molto esperti di chili e quant'altro, per cui non ci stiamo rendendo conto. Intanto il sole sta un po' scomparendo. Da una parte meglio, così non ci ostioniamo. Siamo felici. Ora c'è il lavandero. Stiamo per iniziare la salita. In discesa è più semplice. Tutti arrivano ora, invece noi ora saliamo con la zavorra. Questa è la salita più impegnativa, 63 gradi di dislivello. Arrivati. Questo è il momento più soddisfacente. Abbiamo cambiato spot, prima eravamo lì giù nel parcheggio di Mezzavalle e ora ci siamo messi qui. Qui è dove avverrà tutta la magia, infatti cucineremo le cozze che abbiamo raccolto. Prima ci facciamo un bel caffè e poi iniziamo. La cosa difficile di questa preparazione non è il fatto di prendere le cozze, di cucinarle, ma è di farlo in van, soprattutto in un minivan come il nostro, dato che non abbiamo il comfort di una cucina vera e propria. E ora si sta pure alzando il vento, quindi è difficile persino far uscire il caffè, ma noi non molliamo. Comunque, per essere sicuri che quello che abbiamo fatto è conforme con la legge, la Capitaneria di Porto di Ancona ordina... chilogrammi per persona. Vi ricordiamo che noi non abbiamo utilizzato attrezzi perché abbiamo utilizzato solamente un paio di guanti e le maschere che non sono considerati attrezzi. I mitili sono le cozze. Ora tocca a voi. Noi ora mettiamo un po' di acqua in pentola, mettiamo un po' di cozze, speriamo di farle entrare il più possibile. Le mettiamo a bollire. Una volta che si aprono, ne togliamo una a una, poi le risciacquiamo perché sicuramente ci sarà la sabbia, cerchiamo di levarne il più possibile e poi le utilizziamo per fare il sugo. Pronti per la prima mandata. Guardate quanto è sporca l'acqua. Riempiamo con un po' d'acqua. Ci siamo messi qui dietro perché il portellone ci copre dal vento. Altrimenti sarebbe difficilissimo cucinare. Ovviamente sarebbe meglio pulire le cozze, quindi pulire bene bene i gusci, cercando di farli belli lucidi e neri, perché vi mangiate meno sabbia. Ma noi, non avendo l'attrezzatura, non avendo tanta acqua, facciamo così. Poi le dreneremo per bene queste cozze, cercando di levare tutta la sabbia, e verrà molto bene. Notate che io sono seduto sullo scheletro del letto, perché Sara dice che il costume è sporco e quindi non mi posso sedere sul cuscino. Funziona anche col fornelletto da campeggio, ragazzi. Le cozze non si sono intimorite, si stanno aprendo. Anzi, guardate queste due. Le mettiamo nel secondo scolapasta perché abbiamo due scolapasta. Uno per tutte le cozze con i gusci e un altro dove metteremo solo cozze in modo da drenarle. Levate sempre la stoppina, ragazzi, perché fa male. Questa qua? Guardate quanto sono belle grosse. È più grossa di un dito, quindi sono belle grosse. Mentre stavamo pulendo le cozze si è fermato Emiliano, che sta facendo da Brescia a Loreto un pellegrinaggio in bici, e ci siamo messi a parlare del più del meno. Grande Emiliano, ti salutiamo tanto. Questo è il bello anche di stare in van, stare all'aria aperta, perché non ce l'aspettavamo. Stavamo pulendo le cozze e arriva questo incontro. Dopo una lunga ora ce l'abbiamo fatta, questo è il bottino. Andiamo con il primo drenaggio. Dobbiamo lavarle bene bene, altrimenti ci mangiamo tutta la sabbia. Infatti c'è un sacco di sabbia. Eccola. Ciao sabbia.
Ora le mettiamo in quest'altra pentola e le mettiamo a bagno. Sì, ovviamente questo è un piatto che necessita di tanta acqua per tutta la preparazione, quindi non è possibile farlo tutti i giorni. È arrivato il momento di fare il sugo. Un po' di olio, un po' eccessivo l'olio. Noi in generale utilizziamo pochissimo olio, cerchiamo di soprattutto non friggerlo, ma aggiungerlo sempre a crudo. Aglio, aggiungiamo un po' di pomodori per rendere il sugo un po' colorato. È arrivato il momento più atteso di tutto il video. La sabbia non ce n'è. Vuol dire che abbiamo fatto un buon filtraggio. Mi sta venendo fame solo a guardare. Sono parecchi, eh? Sono tantissimi, non sono parecchi. Siamo pronti anche a mettere l'acqua della pasta, quindi procediamo subito. Via. Sì, sono comodi due fuochi. In questi casi soprattutto pasta. Però le pentole sono un po' troppo grandi, direi. Vabbè. Sarebbe il colmo se ci cadesse tutto. No, sarebbe. È già successo, ti ricordi in Francia, in autostrada? Ha fatto tutte le zucchine carine, boom, cadute. È caduta la pentola con tutto. È arrivata l'ora della pasta, anche se l'acqua non bolle, ma abbiamo paura che la nostra bomboletta termini, ci abbandoni da un momento all'altro, e visto che vorremmo mangiare, non possiamo rischiare. Sei illegale, lo sai cosa hai fatto? Cioè, guardate cosa fa. Veramente guardate. Sei tu che hai detto di farlo. Cioè, guardate, ha fatto andare il pomodoro nell'acqua. Ah! È una cosa bruttissima. Basta! Ci spostiamo in sala da pranzo. Eccoci, siamo pronti per mangiare. Qui la chef. Siamo pronti all'assaggio, sono gasatissimo. Guardate Sara com'è raffinata col cucchiaio. Buon appetito. Secondo me si sente un sacco il mare e il peperoncino è giusto. Manca un po' di sale, secondo me. No, secondo me è perfetto. Secondo me il sale è perfetto. E anche la pasta è cotta perfetta, veramente. Buonissimo. Ok. No, non è scotta, è buona. Esatto, la pasta è cotta alla perfezione. Io ci aggiungo un pizzico di sale, ma si sente il mare. Secondo me serviva un po' di prezzemolo. Il prezzemolo purtroppo ce lo siamo dimenticati. Mm-hmm. Buon appetito, raga. Ci vediamo dopo. È già arrivata l'ora di fare il bis. Quando tu raccogli, peschi, cacci il cibo che stai mangiando, è sempre più buono. L'abbiamo quasi spappolato tutto. Stiamo finendo gli ultimi bocconi. Ufficialmente finito. È molto pieno. Ragazzi, abbiamo pulito tutto, o meglio, Sara ha lavato tutto. Visto che ho la batteria al 22%, il sole spacca totalmente le pietre, ora montiamo il nuovo pannello solare che vi ho fatto vedere in un video. Pannellino EcoVorti, eccolo. Perfetto! Dopo un bel piatto di pasta con i moscioli, a me andrebbero due cose. O un altro piatto di pasta con i moscioli, o una bella anguriozza. Vai, taglia sta anguriozza. Quello con questo coltello. Perfetto, taglio dell'anguriozza. Porca miseria, che rosso più rosso, mai rosso non l'ho visto. Dove l'abbiamo comprata questa anguria? Questa a Padova. A Padova. Anguria padovana. Un po' fredda, però molto buona. Non ti mangiare la buccia. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa giornata, ci siamo rilassati un po' dopo questo fantastico pranzo. L'obiettivo del video è stato quello di mostrarvi che tutto è possibile. Se non avete l'attrezzatura adatta, come oggi nel nostro caso, non vi fermate, fate quello che dovete fare. Non lo farete nel migliore dei modi, ma l'importante è sempre fare, fare, fare. Questo video potrebbe essere un suggerimento per trascorrere una domenica differente. Voi vi impostate un obiettivo, anche con le sue difficoltà, lo fate e vi assicuro che vi divertirete, passerete del tempo, imparerete nuove cose, perché non si smette mai di imparare. Quindi ragazzi, il video finisce qui, mi raccomando, lasciate un bel like per supportarci. Fateci sapere nei commenti se questo piatto di pasta vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video.